watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all the men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken. Violante Placido, hai suonato e hai anche partecipato al reading di questo combattenti evento di Every Child is My Child e ci siamo commossi e ci siamo emozionati. Anche io, veramente, sono veramente ancora scossa perché stavo pensando a una cosa, soprattutto dopo la testimonianza letta da Michela Cescon, che è stata particolarmente forte. Perché è molto diretta la testimonianza di questa madre appunto in mare con questi due bambini e a un certo punto ne deve lasciare uno. E una cosa del genere ti trafigge il cuore più di un telegiornale, perché al telegiornale in qualche modo siamo diventati impermeabili. Invece se ascolti le parole e i pensieri che passano in una di queste situazioni e te le dice una madre, io veramente sono rimasta, veramente è stato un pugno nello stomaco anche per me che ero sul palco e partecipavo a questo spettacolo. È una questione di empatia, bisogna scatenare l'empatia, giusto? Sì, io penso di sì, penso che questa cosa è stata veramente più utile di tanti giornali e nel suo piccolo, nel nostro piccolo, ma noi crediamo che una piccola goccia o goccia dopo goccia possa poi invece cambiare piano piano la testa e il cuore delle persone. Questa volta è una volta per tutte, è l'incastro tra la vita e la morte, è l'ultima onda, questa. Ci stavo io a bordo della barca. La barca è ormai rotta in pezzi, che anche loro galleggiano. Mi reggo, aggrappata al pezzo di legno che mi è capitato. Reggo sotto un braccio il mio figlio maggiore. Reggo sotto l'altro braccio il mio figlio minore. Ci sono io che reggo due figli, aggrappata al legno di una barca rotta nel mezzo del mare. E questa è la mia voce. Questi figli sono maledetti. Sempre preoccupazioni. Avrei fatto meglio a fare come mio marito, partire da sola e poi un giorno, se fossero sopravvissuti alla guerra e alla fame, tornare a prenderli. No, io ho voluto avere cuore di madre e adesso eccoli qua, uno a destra e uno a sinistra, in mezzo al mare. Michela Cescon, evento qui al Casaletto a Roma per Every Child is My Child, ci hai veramente sconquassato l'anima con questa tua lettura, di cosa si trattava esattamente? Un testo che sono venuta qua in onore della nostra Presidente, la foglietta, perché è un testo che porta in giro Anna, mi ha detto di venire a leggere un pezzettino e l'ho fatto volentieri, perché è un pezzo incredibile, no? Di una donna che ha due figli su una barca, di queste che vediamo tutti i giorni e non ce la fa, la barca si è rotta e decide di lasciare il più piccolo, quindi di darlo all'acqua, di darlo al mare, perché appunto è quello che non ci avrà la forza per sopravvivere poi se riusciranno a salvarsi. Pezzo enorme, bellissimo. Una cosa veramente bella, straziante, tu sei stata bravissima. Due parole per invogliare, per invitare le persone a seguire Every Child is My Child e a sostenerla. Sai cosa, forse che è veramente fatta da un gruppo di persone che sta insieme, la nostra scuola è a filo diretto, quindi ci andiamo, vediamo, riceviamo, quindi tutto ciò che raccogliamo è per quella scuola lì, quindi veramente... In Siria, lo ricordiamo? Che sì, al confine, in Turchia, al confine con la Siria, e questi bambini quando sono come veramente diventati i nostri figli, quindi anche queste serate che organizziamo è perché proprio... Noi dobbiamo, è un fallimento se la scuola chiude e la scuola è aperta per questi soldi che noi recuperiamo così per la nostra attività, quindi siamo molto felici e anche impegnativo, è preoccupante a volte, si ha paura. Israa, di soli 20 anni, è scappata dal villaggio siriano di Baghuz, ultima roccaforte dello Stato Islamico, e le prime parole rivolte nei confronti dei suoi aguzzini sono state: vorrei tanto averli qui davanti a me per dare fuoco all'ISIS, così come ho fatto con i miei vestiti e il niqab.
Mi dicevano, non uscire così, senza velo. Non farti vedere dagli uomini così. Ma appena si allontanavano io me lo toglievo. Vittoria Puccini, coprotagonista di questo reading Combattenti per Every Child is My Child, una cosa molto emozionante, raccontaci com'è andata e perché ti sei così imbarcata in questa cosa bellissima. Giorgia Cardaci che ha organizzato queste letture alternate alla musica di Violante Placido e Ivan Talarico mi ha coinvolta, io ho detto subito sì, intanto perché facciamo parte della stessa associazione che è Every Child is My Child, che è un'associazione voluta da Anna Foglietta che è la nostra presidente, che nella quale si riuniscono tanti artisti, da musicisti, attori come me, come tanti altri, e cerchiamo di raccogliere fondi per una scuola che abbiamo costruito proprio noi al confine in Turchia, al confine con la Siria, che dà la possibilità a dei bambini profughi siriani di studiare e quindi di godere di questo diritto importantissimo dello studio, allo studio e non solo di studiare, ma anche di giocare, divertirsi, di disegnare e di vivere quindi la loro infanzia come è giusto che possano vivere. Queste letture sono delle letture molto forti ma necessarie, importanti, che raccontano quella che è la realtà di queste donne curde che combattono per i propri diritti che sono negati, che combattono contro l'ISIS che le vorrebbe assoggettate appunto dagli uomini dell'ISIS, e invece loro reagiscono, combattono, alcune sono molto giovani, io la ragazza che ho interpretato nella mia lettura ha 19 anni e ha addirittura deciso di commettere un gesto estremo, simbolico, proprio per affermare il proprio diritto, la propria libertà, e quindi è come se si sacrificasse per la libertà di tutte le donne, che poi non solo le donne curde, ma diventa una cosa più ampia e che tocca anche noi, ci coinvolge, coinvolge anche noi donne occidentali, quindi è importante conoscere queste realtà, è importante che ascoltare queste voci, è importante sensibilizzarci ed è credo un dovere di noi attori, persone che hanno una visibilità, riuscire a spendere il proprio nome, la propria energia, il proprio tempo per delle cause che sono assolutamente necessarie. Grazie Vittoria. Grazie a te. Incassati i soldi, ha ammesso che il ragazzo era diventato un combattente. Il suo nome era stato cambiato con un nome di battaglia. Una volta tornato a casa, il bambino ha spiegato di essere stato convinto ad andare nel campo e di essere stato pagato. ISIS incentiva anche le famiglie residenti in altri paesi, Occidente compreso, a trasferirsi nel califfato portandosi dietro i bambini. E non è un caso che tre sorelle di Bradford si siano dunque imbarcate dalla Mecca per la Turchia trascinando con sé i 9 figli. Marco Bonini, evento a Roma per Every Child is My Child, un reading emozionante veramente, da dove è nato e che cosa chiedete con queste iniziative? Ma l'idea nasce da Giorgia Cardaci che ha messo insieme questo, sia la drammaturgia con questi testi meravigliosi, toccanti, sia ci ha messo insieme a noi che ci ha inseguito e ci ha messo insieme, e l'obiettivo è sempre lo stesso, sostenere la Plaster School, che è un progetto che va avanti, un continuativo che va avanti da 2 anni e che diventa sempre più importante anche per quello che sta succedendo in Siria. I bombardamenti, gli ultimi bombardamenti sono arrivati veramente molto vicini alla Plaster School, quindi è un progetto che va continuato a seguire e l'obiettivo è sempre lo stesso, vendere libri, raccogliere fondi e aiutare questi bambini a credere nel futuro sostanzialmente. La periferia di Kobani, le belve arrivano, sono molte di più e soprattutto sono molto meglio armate. Tu e i tuoi compagni curdi avete resistito oltre ogni limite umano. L'esercito di Ankara è un esercito vero, moderno, con divisioni corazzate, vi guarda in silenzio, a braccia conserte, ma non sono degni nemmeno di pronunciare il tuo nome. La geopolitica non è niente e tu in prima linea sei tutto. Hai combattuto anche per loro, anche se lo negano. Hai combattuto per noi, hai combattuto anche per me, Silano Zalp. E come se non bastasse. Un'ultima cartuccia. Le belve a pochi metri e li guardi. Le guardie, non sei mai stata così bella, non hai mai avuto così ragione. Giorgia Cardaci, sei l'ideatrice, l'organizzatrice di Combattenti, questo reading per Every Child is My Child, emozionantissimo.
Mi fa piacere, questo però lo devono dire gli altri, non posso dirlo io. Però lo dico io. Allora sono contenta, molto contenta. E, vuoi che tengo io? E niente, abbiamo pensato che fosse importante riaprire il discorso della scolarizzazione, come segnaliamo nel testo, la guerra è finita. L'ISIS è stato militarmente combattuto, ma l'ideologia rimane. E che cosa si può fare contro un'ideologia così integralista e feroce? Scolarizzare, quindi la scolarizzazione è il principio che noi promuoviamo sempre ininterrottamente. Abbiamo la Plaster School, che è una scuola di bambini che noi sosteniamo, e ovviamente ci creiamo sempre dei contenuti e delle serate così per la raccolta fondi. Spero vi siate divertiti. Siamo divertiti, ci siamo commossi, insomma l'arte ancora al servizio del sociale, delle cose importanti. L'arte deve essere sempre al servizio di qualcosa, se no non è arte, è velleità. E sono quasi certo che me ne sono andato con il sorriso sulle labbra. Non avrei potuto chiedere di meglio. Vi auguro tutto il bene possibile. E spero che anche voi un giorno, se non l'avete ancora fatto, decidiate di dare la vita per il prossimo. Paolo Calabresi, un reading combattenti, commovente, emozionante, forte per Every Child is My Child. Che cosa hai provato leggendo queste cose, queste letture, questi racconti veri e bellissimi? Il fatto che erano veri rendeva tutto più difficile da una parte e più facile dall'altra, perché dire la verità è sempre una grande soddisfazione. Quando è così dura, qualcosa ti muove dentro. Però fare con tutto quello che possiamo fare per questo progetto che abbiamo creato noi, per noi vale doppio e triplo, perché ci abbiamo dedicato tanto tempo, l'abbiamo fatto con grande semplicità, è venuto fuori, si è costruito un castello straordinario di persone che ci hanno messo ognuno un piccolo mattone. E quando vediamo piccoli frutti, per noi valgono tanto. Volerlo, no? Basta volerlo, si dice. Sì, ma no, cioè, non lo so se è giusto, basta volerlo, ma sì, se lo vuoi veramente sì. Sì. Il fatto di costruire, appunto, di sostenere questa scuola al confine tra la Siria e la Turchia è una cosa molto funzionale in pratica, ma anche simbolica, no? Perché l'istruzione e la cultura, con l'istruzione e la cultura si può combattere anche l'ISIS. Sì, l'idea è che la cultura rende liberi, e quindi cosa più della libertà hanno bisogno questi bambini. Grazie Paolo. A te. To your isle, and you said.